Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella clausura, ecco lì in fondo, oltre quella porta c'è la cella numero 1. Ecco, oggi qui perché vogliamo raccontarvi la storia che ci ha scritto una cara amica. Rossana ci ha inviato un'email facendo appunto della sua lettera una vera e propria pergamena da raccontare e condividere con tutti coloro che seguono il nostro programma. Ci racconta a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione che lei è nata grazie a Padre Pio. La mia mamma si chiamava Gabriella, era una donna malata di cuore. Aveva perduto un figlio prima di me durante la precedente gravidanza. Nei primi mesi di gravidanza racconta Rossana che la mamma prese un farmaco che non si doveva prendere assolutamente in gravidanza perché era molto pericoloso per il feto. Purtroppo mia madre lo prese e quando se ne rese conto del pericolo era troppo tardi, andò quindi dal ginecologo, il quale le disse di abortire immediatamente. La mia povera mamma scoppiò in un pianto e nelle corsie dell'ospedale incontrò una suora che lavorava proprio lì, che le disse di aver fede in Dio e di non abortire. L'accaduto fu poi raccontato in seguito ad una mia parente, la quale era molto devota a Padre Pio. Siamo circa nel 1968, la mia nascita era prevista per il 22 gennaio del 1969, il giorno dell'anniversario della vestizione di Padre Pio. Questa zia, di cui riporto il nome, appunto si chiamava Libera, suggerì di scrivere al padre, chiedergli di intercedere presso Dio per farmi nascere sana. Infatti i medici prevedevano che il nascituro, sempre se nascesse vivo, sarebbe risultato malato gravemente. Per quel motivo quindi consigliarono immediatamente anche loro l'aborto. Ma in verità io da piccolina, ignara di tutto questo, feci un'esperienza particolare. Ebbi meraviglia durante una preghiera spontanea di essere nata in quanto in cuor mio era come se sapessi che non ero destinata alla vita terrena. Mi rendevo conto che qualcosa era cambiato inspiegabilmente. Seppi però poi dell'intervento di Padre Pio solo in seguito, dopo tanti anni, appena all'età di 31, cioè dopo la morte di mia mamma. La lettera fu scritta e spedita a Padre Pio, quindi nei primi mesi di gravidanza, poi Padre Pio venne a mancare e quindi lei nacque. Nacque il 7 gennaio del 1969, in anticipo di diversi giorni. Suggerì così la zia Libera di battezzarmi con il nome di Pia, in riconoscenza a Padre Pio, ma mia madre non volle. Nacqui prematura, con organi molto piccoli, miracolosamente funzionanti. Infatti, ho tutto, racconta Rossana. Ho l'apparato riproduttivo in miniatura, ma nonostante ciò ho avuto un bellissimo figlio. Ma Padre Pio, scrive Rossana, che non aveva ancora finito con lei, infatti la mia adolescenza non fu alquanto delle migliori, per la mia anima caddi in un peccato mortale. Conducevo una vita malsana quando durante un mio soggiorno presso una famiglia per la quale facevo la babysitter, venne ospitato un figlio spirituale di Padre Pio, Donatilio, che mi propose di confessarmi. Fu un vero e proprio bagno di grazia divina, mi lesse dentro l'anima e con un'immensa mia vergogna. Era un segno che Padre Pio era accanto a me e che non mi ha mai lasciata.